Oh, scusa. Ma allora parli. Già, finalmente. Ma aspetta, tu come fai a... Eri tu che mi seguivi allora? Scusa, ma non so neanche da quanto tempo sto vagando. Non so dove andare, che cosa fare. Non so nemmeno da chi sto scappando in realtà. E poi, fino a poco fa, non sapevo neanche parlare. E poi, tu sei la prima figura umana che incontro. Figura umana? Sì, perché? Chi sei? Il problema non è chi sono io, ma chi sei tu. Giusto. In fin dei conti siamo nel mio sogno, no? O forse dovrei chiamarlo incubo. Parlami di te. Cosa fai nella vita? Dove abiti? Come ti chiami? Io non mi ricordo niente. Me ne rendo conto adesso che ne stiamo parlando. Non ricordo più nulla di me stesso. Ho la mente vuota. Non ho più memoria, non ho informazioni. Ho solamente alcune strane visioni. Alcune familiari, altre... Prima hai parlato di un sogno. Sì. L'unica cosa di cui sono certo è che non sono sveglio. Non riuscire a urlare, non riuscire a spegnere la luce, a vedere il mio volto riflesso e poi gli incubi. Così tremendamente reali, così tremendamente drammatici. Perché a me? Questo è il massimo della consapevolezza di me stesso a cui sono riuscito ad arrivare finora. Parlare di me stesso mentre sono in un sogno. E lo sto facendo con te, che sei il personaggio di un sogno, del mio sogno. Sei frutto della mia immaginazione. Tutto ciò che fai, i tuoi movimenti, le parole che dici, è come se te le stessi suggerendo io. Allora, anche le visioni sono opera tua? Sì, le caratteristiche dell'ambiente, tutte queste immagini che sto ricevendo, che sto subendo, le riconosco. Però allo stesso tempo, sono qualcosa al di fuori di me, come se mi fossero state trasmesse dall'esterno. E io non so di cosa si tratta. Cosa vogliono dire? Continui a cercare di capire quelle visioni, ma sembra che ora che sai di stare sognando, puoi fare tutto quello che vuoi, perché stai sognando, ma sei sveglio. Tu hai tante possibilità di scelta, e la vita è proprio così. Sì, capisco quello che vuoi dire. Qui non si tratta di capire. Si tratta di non arrendersi. Certo, tutto dipende da me. Sono io quello che sogna, ma... Tu credi che i sogni possano dirti quello che sta per accadere? Io non so, io ho paura. Ho paura perché sto sognando. Ho paura perché non so. Ho paura perché non so cosa sto sognando. I sogni non si scoprono mai finché uno non si sveglia. Così diverso da tutti gli altri sogni che ho fatto. È quasi come se questo fosse il sogno. È come se mi stessi preparando a qualcosa. Ma tu devi aiutarmi. Sei qui per questo, no? Non è mai stata la mia storia. È la tua. Non buttarla via! No, aspetta! Ma che fai? Chi sei dipende dalle libere scelte che fai! No!